Semplicemente era il desiderio di attendere intanto Sua Eccellenza il Prefetto, che aveva garantito alle 18.30 la sua presenza, e comunque arriverà e avrà modo, diciamo, successivamente. Voi mi dovete però permettere di questa iniziativa l'avevamo pensata in tante maniere. Volevamo portare la città a una discussione, diciamo, serena, seppur in campagna elettorale, questo lo comprendiamo benissimo, su quella che è Agrigento, su quello che è stato, su quello che ognuno di noi sogna che debba essere fra un po' di tempo. E però quando iniziative di questo tipo poi vengono, diciamo, travolte da notizie come quella che è pervenuta qualche minuto fa, francamente tutto è secondario e diventa quasi, diciamo, fuori dalla non è naturale, insomma, continuare a parlare di politica, anzi forse dovremmo parlarne di più, non so, ora questo lo decideremo tutti insieme. È arrivata notizia che è morto Tano Cavaleri, il segretario provinciale dei comunisti italiani, era in piena campagna elettorale, come potete voi immaginare, era a organizzare ancora una volta le iniziative per il proprio partito, per il proprio candidato sindaco, per i propri candidati al consiglio. Voi comprendete bene che per chi come me, ma come tanti di voi che sono qua dentro, che ha conosciuto Tano, è un colpo, un uomo che negli ultimi anni, decidendo di riprendere a fare politica in questa città e in questa provincia, sceglieva di ritornare in campo con tutta la sua passione, che è una passione che è antica, che ritorna in molti sicuramente che l'avranno accompagnato nelle battaglie politiche nella città di Agrigento, ma in altri che lo hanno incontrato negli anni successivi e che ha dedicato non una parte irrilevante della sua vita, ma gran parte della sua vita alla battaglia politica, alla battaglia per la democrazia, per il progresso, da uomo di minoranza, senza paura di essere minoranza in una città come quella di Agrigento, ma sempre con la determinazione e senza la paura di essere tale, ha sempre rivendicato per Agrigento, per gli agrigentini e anche per la sinistra un ruolo ben diverso da quello che normalmente svolgiamo. Quindi ci dovete permettere di iniziare così, e anche la discussione non può che essere condizionata da questo. Quindi noi vorremmo questa sera vedere un pochettino se riusciamo comunque a fare quello che avevamo, diciamo, in testa di fare. Intanto lo vedete intorno a voi quello che volevamo fare, lo dirà meglio ancora Maria Serena Rizzo, che è qua vicino a me. Volevamo portare, diciamo, con serenità attraverso le foto, che hanno un tempo diverso nella comunicazione che non la televisione, i filmati. Io ho visto che c'è stato tra l'altro un bellissimo filmato che in questi giorni è in televisione, è passato in parte come propaganda elettorale,
sulla città di Grigento, ma proprio con i tempi della fotografia e anche con quelli della scrittura, con dei testi bellissimi che di Giovanni Taglialavoro e di Nuccio Dispenza, volevamo mettere assieme queste due cose, la foto, l'immagine e il testo, e fare una discussione che, per quanto ci riguarda, avevamo fatto la scelta che questo debba essere, diciamo, l'inizio di una serie di incontri che faremo comunque a prescindere, diciamo, la competizione, che non è secondaria, nel senso che chi può immaginare che questo non sia un momento importante per la vita della nostra città, che però non si fermi qui, perché ciò che si vede attraverso quelle immagini è quello che è oggi la città di Grigento, e non è una bella immagine. Qualcuno nel passato ha voluto in parte nascondere, altri non l'hanno sottovalutata, qualcuno l'ha pure usata. Ciò non vuol dire che ognuno di noi la immagina probabilmente diversa, crede che quello che è davanti a noi sia il risultato anche di una scelta di una parte della politica, non di tutta, che ci siano anche le responsabilità di coloro che a quella politica si sono opposti. Certo, questo è indubbio, però in tutti noi vi è quella volontà di ricominciare, e di ricominciare pensando che questa città merita qualcosa di meglio. E le foto di Angelo Pitrone, che vedete così splendenti nel colore che lui usa con una tale forza, ci consegna questa città. In seguito vi consegneremo anche questo lavoro, che è bellissimo, che servirà a non dimenticare, che è la cosa più semplice che questa città si realizza, cioè la memoria. Dimentichiamo presto, facilmente, non ricordiamo quello che è accaduto in questi anni, ricominciamo spesso da capo, cioè ogni volta è come se le cose che sono accadute il giorno prima sono assolutamente lontane nel tempo, invece sono alla base di tutto quanto. Allora, io direi di iniziare questo incontro e darei intanto, allora l'organizzeremo così, perché io li ringrazio tutti coloro che hanno sono venuto, perché questo è un momento così delicato, un passaggio elettorale, che sono i candidati a sindaco. Quelli che sono venuti vuol dire che ne hanno trovato in questa iniziativa uno spunto, intanto per darci le loro idee, ma tra l'altro per darci anche un contributo che mi auguro, a prescindere dal risultato, sia un contributo che continuerà nel tempo. Dopo un primo passaggio, se siete d'accordo, io poi offrirei anche a loro un attimo di intervento, perché questo contributo, a mio parere, è necessario. Intanto la parola a Maria Serena Rizzo. Io voglio soltanto brevemente, proprio per lasciare spazio poi anche alla possibilità di un dibattito, raccontare un po' da quale idea è nata questa mostra. La mostra è nata dentro il Circolo Arci John Belushi, che l'ha proposta ad Angelo Pitrone, che ha abbracciato subito con entusiasmo l'idea che stava alla base della mostra che poi è venuta fuori, e al Circolo Pasolini, che devo dire l'ha abbracciata subito e con altrettanto entusiasmo. Da cosa è nata questa, devo dire, una cosa che è maturata lentamente? È nata essenzialmente dalla percezione che i temi legati alla qualità della vita in questa città siano stati a lungo assenti quasi completamente, non solo dal dibattito politico, ma anche dalle discussioni in fondo che all'interno della città. Nel senso che gli agrigentini, abbiamo avuto un po' l'impressione, quasi non si accorgono di quanto la loro vita sia condizionata da una città che si è sviluppata in forme assolutamente strane, irrazionali, quali sono quelle che le foto di Angelo Pitrone immortalano. Nel senso... Aspetta un minuto. Accade, sì.
Ah, c'è una borsa abbandonata che suona. C'è una borsa abbandonata. Dunque, abbiamo ritenuto che invece fosse importante portare al centro dell'attenzione, della discussione e anche del dibattito politico, perché in fondo noi abbiamo voluto proporre questa mostra perché anche la politica ne discuta, i temi legati alla vita quotidiana in questa città, che è una vita quotidiana la cui fatica credo viviamo tutti, ne siamo tutti consapevoli, sappiamo tutti cosa vuol dire, soprattutto noi donne per esempio sappiamo cosa vuol dire tentare di attraversare questa città spingendo un passeggino. Non so se gli uomini se ne siano mai accorte, certamente le donne si sono accorte del fatto che ad Agrigento non esistono i marciapiedi. Non so quanti di voi abbiano mai visto un disabile che su una carrozzella cerca di attraversare questa città. Io non ne ho mai visti. Evidentemente ad Agrigento i disabili sono prigionieri dentro le loro case, perché questa è una città che non si può vivere quando si hanno dei problemi. Ora, questi temi non sono mai stati temi centrali nel nostro dibattito, forse perché c'è una rassegnazione di fondo diffusa nella città. Non credo che nessuno sia disposto a dire che la qualità della vita ad Agrigento sia soddisfacente. La verità è che nessuno di noi riesce a immaginare che possa essere diversa. È una sorta di fatalità che ci è capitata tra capo e collo e che accettiamo senza quasi neanche percepirla. Ora, noi siamo convinti che la qualità della vita sia in gran parte legata alla qualità degli spazi nei quali viviamo. E quali siano questi spazi? La mostra, le foto di Angelo ce lo dicono chiaramente. Gli spazi in cui noi viviamo sono spazi che in nessun modo sono stati pensati e progettati per chi doveva viverci. Nessuno nel momento in cui questa città si sviluppava, nasceva, cresceva, si è chiesto in che misura questi spazi fossero spazi adeguati a chi avrebbe dovuto viverci. Purtroppo la verità è che gli unici interessi che sono stati rispettati nel costruire questa città sono stati gli interessi di chi questa città ha costruito e di chi si è arricchito costruendo questa città, diciamolo pure. Questa è la verità, perché se no non sarebbero state pensabili, immaginabili strade larghe pochi metri con palazzi di 7 piani a entrambi i lati. Era evidente che non c'era lo spazio per costruire un marciapiedi in una strada del genere, era evidente che non ci sarebbe stato lo spazio per i parcheggi, ma non era questo l'interesse che governava le scelte di chi ha governato la crescita di questa città. Ma detto questo, noi non volevamo fermarci qua. Noi vorremmo che a partire da questo si potesse cominciare a pensarlo un futuro diverso. Ora, per il futuro ovviamente questa città ha bisogno di grandi progetti, perché sennò è una città destinata a morire, e noi d'altra parte lo vediamo bene, i giovani vanno via, non riescono a immaginare un futuro in questa città, questo è evidente a tutti. Quindi è necessario che questa città, che la classe politica futura di questa città si doti di grandi progetti, però è anche necessario, secondo noi, ed è questo quello che noi vogliamo proporre attraverso questa mossa, che comunque questa città si doti anche di progetti minimi, di progetti che siano rivolti a rendere più vivibili i quartieri, di progetti che siano rivolti a recuperare quei quartieri che sembrano abbandonati tristemente al loro destino. Noi ci auguriamo, come diceva Maurizio, che questa mostra tutto sommato sia un punto di partenza per cominciare a pensare insieme una città diversa. Io non credo che sia possibile ormai, in gran parte la situazione è ormai compromessa, però una città in cui comunque sia possibile vivere meglio. Devo anche dire che in questa campagna elettorale per la prima volta alcuni temi legati alla vita nella città e alla vivibilità li abbiamo sentiti presenti.
Questo vuol dire che gli agrigentini forse cominciano a percepirlo come un problema e cominciano anche a chiedere delle risposte su questi temi. Ovviamente noi ci auguriamo che la classe politica che verrà fuori da queste elezioni sia capace di darle queste risposte. Grazie, con gli stessi tempi, così vediamo un pochettino di uscire anche da questa sauna, perché la temperatura non c'è, no, ma oltre che apriamo è che proprio c'è un cambio di stagione, la questione climatica è al centro della nostra. Una cosa su cui volevo riprendere Maria Serena, perché ha colto, in effetti è vero, ognuno di noi poi alla fine pensa che la situazione della città è quella che è, probabilmente è veramente compromessa. Ciò però non ci giustifica nel dire che ormai è tutto perso, non possiamo fare assolutamente. Io sono uno di quelli che sostiene che poi alla fine è recuperabile, gran parte si può recuperare se c'è una volontà però nel farlo, non bastiamo solo noi, è necessario che ci sia una moltiplicazione di disponibilità. Allora, se con gli stessi tempi continuiamo così, io darei la parola a Nuccio Di Spenza. Beh, naturalmente, intanto saluto a tutti. Devo dire che naturalmente è un grande disagio a riprendere le note che hanno caratterizzato il mio intervento per la presentazione delle foto di Angelo, perché il mio intervento, se avrete modo di leggerle, erano sostanzialmente, la mia era una sorta di lettera d'amore che parlava di morte. Era come stare al capezzale della persona amata. Io ho pensato a me e alla mia città come a me accanto alla donna che amo e che so che deve morire, che sta per morire. E allora trovo disagio, visto la brutta notizia di Tano, che Tano se n'è andato, riprendere questa cifra. E però forse anche per rendere omaggio a Tano che se n'è andato, ci tocca prendere noi anche quella sua porzione di impegno sul quale non possiamo contare e avere la stessa rabbia che aveva lui e la sua indignazione nelle lotte che lui conduceva per questa città. E quindi, vincendo il disagio, parlo di una persona che amo e che mi sta morendo tra le mani. In genere io immagino il rapporto con una persona che si ama e che sta morendo, all'inizio si dice alla persona amata: sta tranquilla, ne esci, non c'è problema, si risolve il problema. E così per una settimana, per due settimane, per tre settimane. Poi quando la morte si avvicina e la tua resistenza viene meno, alla fine finisce in un pianto angoscioso e angosciante che dà la dimensione della morte che arriva. Ecco, io mi trovo di fronte ad Agrigento in queste condizioni, avere tra le braccia la persona che amo e che se ne sta andando. È vero, succede qualche volta il miracolo, e all'ultimo può accadere che nonostante il segno definitivo, la croce definitiva che dei medici, può anche capitare che ci sia un miracolo e che la persona inesorabilmente evocata alla morte alla fine si alzi e cammini. È successo raramente. E quindi la mia speranza è che, nonostante abbia scritto con tanto pessimismo quello che ho scritto di Agrigento, alla fine venga smentito clamorosamente e tutto possa risolversi e tutto possa trovare una via d'uscita. In realtà devo dire che, senza apparire quello straordinario e famoso personaggio incarnato da Peter Sellers in un film che prendeva a prestito gli elementi di botanica per rappresentare la politica, vorrei raccontarvi un piccolissimo episodio che ho raccontato a degli amici, ma mi piace raccontare perché è emblematico.
Nel giardino di casa dei miei c'era un arancio che non dava mai frutti. Un giorno mia madre mi disse: senti, fammi una cortesia, toglimi di mezzo st'albero, dice, scippalo, perché non lo posso sopportare. Intanto, siccome si era fatto grande, io tentai di scipparlo, lo spezzai soltanto, intervenni traumaticamente su quell'albero e vi devo dire che quell'anno diede frutti, clamorosamente. Clamorosamente, cioè si impaurì, poveraccio, si impaurì, dice: qui è la fine, qui è la fine, mi scippano. E il rischio che fosse scippato, che venisse ucciso, che venisse sradicato, che morisse, gli diede la forza di dare frutti. E allora, incarnando sempre il personaggio di Peter Sellers, vorrei restare sulla falsariga e io spererei che questa città, sentendosi vicina alla morte inesorabile, tutti gli elementi fanno pensare che da un momento all'altro il tracciato sia piatto, si risollevi, che ci sia qualcuno, ed è questa la speranza in questa competizione elettorale, che abbia provocato dei forti traumi all'interno di questo sistema che sembrava potesse sopravvivere alla fine del mondo, e che queste persone intanto rompano un sistema in cui non si capisce la responsabilità maggiore di chi è, della classe politica o della città che non è stata capace per tanti anni di indignarsi delle malefatte orribili che venivano fatte sulla pelle della città. Ho parlato, venendo qui, queste telefonate piene di pessimismo da una parte e di speranza dall'altra, attorno alla vicenda di Agrigento, ho parlato con gli amici e mi dicono che c'è la possibilità che si siano operati dei traumi tali per cui si può sperare di iniziare da sotto zero. Da dove si deve iniziare? Si deve iniziare a comunque vada, e se si riesce comunque a interrompere lo stato delle cose, comunque, io non voglio sapere chi sarà, adesso non tocca a me dirlo, anzi è già tanto che io sia qui contravvenendo a tutte le regole che mi vengono date dalla direzione generale. E non voglio sapere chi sarà sindaco, voglio solo sapere che non siano più eredi di chi ci ha governato fino adesso, eredi di sistema, non eredi come persone, eredi di sistema. Dopodiché credo che bisogna ridisegnare un rapporto attorno alla cosa pubblica tra cittadini e amministratori. Bisogna rifondare questa città dal punto di vista, ancor prima che politico, forse culturale e sociale. Questa città, lo ripeto in questa stanza, ho avuto modo di dirlo in questa stanza, ha segnato nella sua storia alcuni momenti interessanti, credo un paio soltanto di momenti interessanti di politicamente rilevanti in questa città. Uno molto datato, che è l'inizio in questa città del centro-sinistra, ma questo appartiene all'archeologia della città. E uno all'inizio degli anni 90, quando ancor prima che esserci un movimento politico che tentò di spezzare quel sistema che adesso speriamo si possa spezzare, ancor prima che essere un movimento politico, qui c'è Giovanni che ne è espressione, fu un movimento culturale che si rivolgeva soprattutto non agli schieramenti politici, alla classe politica, o che pure aveva intenzione di diventare classe politica, ma ancor prima si rivolgeva alla città, pungeva, dava pizzicotti nelle carni della città e rispose la città. Io spero che a tanti anni di distanza possa accadere questo, in modi completamente diversi, per traumi politici che sono assai differenti. Quindi bisogna, secondo me, ridisegnare il rapporto attorno alla cosa pubblica, fare capire alla gente che esiste una res pubblica, bisogna darsi delle regole dalla parte degli amministratori, bisogna dire che vanno rispettate le regole alla gente di questa città, bisogna saper essere interlocutori per creare in questa città
condizioni di vita e di lavoro che non esistono. Mi impressionava le cose che dicevi tu a proposito dei disabili. In realtà qui ancora prima dei disabili che vanno rispettati. Qui la verità è che il sistema che ha vissuto, il sistema politico che ha vissuto per tanti decenni in questa città ha reso disabili tutti. Il problema è grave che siamo tutti disabili, non siamo abilitati ad essere cittadini. Se tu fai mancare i servizi, fai mancare l'acqua, appositamente, non per caso, non per capriccio, non perché non sai far arrivare l'acqua nelle case, se tu non dai strumenti urbanistici che ti consentano di crescere come città, come si deve, come fanno migliaia di altre città, se tu nonni, sostanzialmente condanni alla disabilità perenne questa città. Quindi quello che io chiedo, ancor prima alla classe politica che andrà a formarsi in questo consiglio comunale, ma ancor prima alla città, è di avere un sussulto, di guardarsi allo specchio, di dirsi: non posso rinunciare alla mia dignità, io devo pretendere che ci sia una classe politica di amministratori che mi serva, che sappia sanare le malefatte di questi decenni, che sappia sanare le cicatrici che chi è venuto prima di loro ha inflitto a questa città. E possiamo parlare di risanamento urbanistico, territoriale, assolutamente essenziale, propedeutica ad ogni ipotesi di sviluppo. Questa città, così com'è, non può essere interlocutore di niente e di nessuno. Non può essere interlocutore del governo centrale, non può essere interlocutore delle imprese, non può essere interlocutore culturale, è destinata a restare ai margini di tutto, se non addirittura espulso pure dai margini. A me fa tanta rabbia che la mia città debba essere in queste condizioni. La scorsa fine settimana sono stato ad Arezzo e mi chiedevo, allora, le dimensioni sono quelle, le bellezze forse ne avremmo tante più noi, ma perché mai questa città è civile, interlocutrice culturale a livello internazionale, si sta bene, i bambini crescono bene, le mamme possono andare a spasso, le case sono belle. Non capisco perché. Perché? Ecco, io vorrei che in questa città, oggi, domani, in queste ore, nei giorni a venire, nei mesi a venire, ognuno di noi, ognuno di voi si dica: ma perché mai? Perché mai questa condanna? E sapere che la via di uscita c'è, perché l'alternativa alla via di uscita è quella che ho scritto nelle pagine di questo libro, è il sudario. Come ultimo gesto affettuoso e tragico è il sudario sulla città. Oh. Ecco, rispetto a questa rappresentazione tragica, io affido le note di speranza a Giovanni, perché senza esserci parlati ci siamo divisi un po' i compiti. Questa volta io mi sono ritagliato il compito tragico e tu gli elementi di speranza che io avevo messo in un cassetto, perché tante volte mi ero affidato alle note di speranza, però ogni tanto mi rendo conto che poi tutto fa propendere a no. In realtà poi la verità vera è che il pessimismo è la necessaria anticamera al realismo, per cui facciamo così, facciamo un passaggio al mio pessimismo, al realismo, alle note di conforto che tu puoi dare. Però devo dire che un'ultima cosa, devo dire che parlando in queste ore con gli amici di Agrigento mi sono preso una boccata di ossigeno, come se mi avessero messo l'ossigeno al naso. Ho letto nei loro volti e nelle loro parole elementi di ottimismo. Io spero che la prossima volta che saremo qui, magari con un'iniziativa per ricordare Tano, ecco, si possa essere tutti quanti accomunati in un grande momento di speranzosa rinascita di questa città. Grazie. Allora, io chiedo scusa a tutti quanti e annuncio che non ho seguito.
perché ho salutato il prefetto che è venuto per un attimo a vedere, diciamo, l'iniziativa, poi è dovuto andare via, quindi non ho seguito. Però è naturale che si passi a Giovanni, perché se no non è, come ce ne usciamo da questo pessimismo? Certo, affidare a uno che ha lasciato Agrigento 10 anni fa, per tante ragioni, ma anche perché questa città forse non lo voleva più, il compito di portare un po' di ottimismo, un'impresa abbastanza temeraria. Comunque io ci provo, perché l'ho scritto, perché ne sono proprio convinto. Guarda, il problema è, sono fortemente interessato, il mio è un conflitto di interesse. E capisco perfettamente. No, alla menzione io vengo qua, voglio trovare... Anch'io, sto meditando questo. Ricorderete forse che un personaggio, il personaggio principale dell'Idiota, sosteneva che il mondo sarà salvato dalla bellezza. E se noi dovessimo giudicare da quello che Angelo Pitrone qui ci documenta sulla nostra città, diremmo che la nostra città è condannata alla dannazione eterna, perché la bellezza in questa parte di città, che poi è quella che dà in fondo la cifra, diciamo, estetica di Agrigento, non c'è spazio alla bellezza. E tuttavia la cosa che ci turba ogni volta che noi parliamo di questo è non solo il fatto che un po' tutti siamo responsabili più o meno di quello che è successo, ma ci turba l'enorme contraddizione che tutti noi e chi viene qua di passaggio notiamo tra un potenziale straordinario di bellezza che il nostro territorio ha, e non mi riferisco solo all'ovvia Valle dei Templi, ma anche al centro storico, una parte del centro storico, e invece i depositi urbanistici di tanti anni di governo approssimativo e particolaristico, tribale di questa città, tribale. Su questo concetto poi vorrei tornare. E però io sono convinto, da quello che ho visto in questi giorni, dalla presenza in campo di uomini come Lillo Miccichè, Nello Amel, Calamita, Rosalda Passarello e Marco Zambuto, da quello che loro stanno facendo, dal modo con cui stanno dinamizzando la società agrigentina, già noi abbiamo vinto. Abbiamo vinto, qualunque sia l'esito adesso delle elezioni, loro perderanno un 20% di consensi, un 25% di consensi, un 30% di consensi. Avranno il sindaco, non avranno il sindaco, dovranno fare i conti con questa metà di Agrigento che finalmente ha deciso di volere cambiare pagina. Sarà più della metà, sarà tre quarti, non limito nessuna, alla provvidenza non pongo alcun limite. Ecco, però già per me questo è un fatto importante, è un fatto importante, da fuori lo dico, certo la visione è un po' falsata, però forse da fuori posso avere una visione più d'assieme, diciamo, di quanto non lo si abbia stando dentro alle cose. Ho l'impressione che siamo alla vigilia di un cambiamento di pagina del nostro libro locale. Ne sono convinto e vorrei argomentarlo brevemente nei 5 minuti, 10 minuti che mi sono dati. Abbiamo dentro questi candidati sindaci che ho nominato storie, competenze, giovinezza, personalità, agganci sociali che possono consentire all'indignazione di rapportarsi con i bisogni. Perché quello che è sempre mancato in questa città è la capacità di mettere insieme gli indignati con i bisognosi. Gli indignati stanno per i fatti loro e tendono sempre a stare per i fatti loro, magari ritagliandosi i luoghi loro, i locali pubblici loro, gli stili di vita loro, e i bisognosi invece affidati a chi della politica sa soltanto rispondere al bisogno immediato, ma risponde però a questo bisogno immediato in modo così distorsivo da rendere il bisognoso schiavo di chi promette o realizza una soddisfazione del bisogno. Ciò che manca alla borghesia intellettuale di Agrigento e alla borghesia tout court è la capacità, e mi ci metto dentro pure io naturalmente per quel poco che ho fatto e che posso fare, la capacità di stare nella quotidianità a contatto con i bisognosi offrendo loro meriti e sponde politiche diverse da quelle che loro sono capaci di fare. Perché attenzione, il clientelismo, diciamo, è naturalmente una, diciamo, il male assoluto del meridione, però
ha un altro risvolto su cui noi sorvoliamo spesso e che invece dovrebbe farci riflettere, cioè la capacità di stare accanto a chi ha un problema. Prima si aggirava questa difficoltà affidando al sole dell'avvenire i tempi e i contenuti del cambiamento. Sì, certo, domani col socialismo. Quando questo sole dell'avvenire ci siamo accorti che è meglio che non arrivi, perché porta più danni di quanti ne possiamo promettere, l'esperienza storica è questa e ne dobbiamo prendere atto fino in fondo, resta il problema del bisogno immediato, a cui noi non siamo in grado di rispondere. C'è un modo diverso di rispondere ai bisogni immediati delle persone che non sia quello clientelare? Questo è il punto di domanda che vorrei ci attraversasse problematicamente. Il grande insegnamento della Chiesa, diciamo, no? Vedo qui Elio Di Bella, della Chiesa, cioè che ha la capacità di testimoniare nella quotidianità quell'altro mondo che invece prima noi affidavamo alla storia e che oggi invece va riportato nella quotidianità, in modo diverso da come lo fanno gli altri. Se noi siamo, per esempio Lillo Michiché, da questo punto di vista è un campione di questa quotidianità, gestita in modo diverso dagli altri. Le cose che lui ha saputo fare a contatto con i più bisognosi della nostra città, nella lotta per la casa, nella lotta per l'acqua, il contatto diretto che ha saputo mantenere senza ingaggiare con loro nessun rapporto clientelare, ma solo un rapporto di stima e di aiuto, ecco, quell'insegnamento, perché non è diventato l'insegnamento di tutti quelli che ci indigniamo? E invece spesso l'indignazione la teniamo nei salotti o su un articolo di giornale o tra un bicchiere di birra e un calice di vino. Invece questa capacità di rapportarci con i bisogni, secondo me, andrebbe riscoperta da parte di tutti quelli che si sanno indignare. Io ho seguito, perché Totò Lauricella mi ha fatto la cortesia di inviarmi sempre l'email del Consiglio Comunale, ho seguito le battaglie di Nello Amel e di Salvatore Lauricella in Consiglio Comunale. È un esempio di come giorno per giorno Nello e Salvatore, e Licata suppongo, anche se Licata adesso pare che sia da un'altra parte, ma non ha importanza, l'ha fatto, è un merito anche per lui, hanno battagliato giorno per giorno in un Consiglio Comunale dominato dai grandi numeri che erano dall'altra parte, e hanno tenuto la rotta e hanno mantenuto la coerenza di una opposizione che non si lascia né impaurire né irretire nella trama delle lusinghe, delle prebende possibili fatte annusare. E questo è un altro esempio importante da cui partire. Non partiamo da zero, Nuccio, non partiamo da zero. Non c'è soltanto il lontano passato. Secondo me ci sono esperienze concrete fatte qui, in questi giorni, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, che vanno valorizzate nel giusto modo e organizzate in modo che queste esperienze trovino una sintesi alta. Marco Zambuto, non è casuale che succede. Alcuni amici miei storcono il naso, ma sì, è uno della DC, cioè. Ma Orlando, ricordo male forse, era candidato con Lima alle europee nella Democrazia Cristiana, l'anno prima di lasciarlo. E non, nessuno disse a Orlando allora, ma scusa, tu eri con Lima nella stessa lista e adesso fai... No, cioè è possibile, a me non interessa da dove si viene, mi interessa dove andiamo. E noi dobbiamo abituarci ad essere meno settari possibili. Se c'è una parte dello schieramento che ha sgovernato questa città, più o meno significativa, che vuole rompere con il suo passato e si offre a una, e dà una disponibilità al cambiamento, io non starei molto a avere la puzza sotto il naso. Perché ciò che conta, secondo me, però ripeto, io sono dall'esterno, può darsi che sbaglio, ciò che conta è dove possiamo andare insieme, non dove ciascuno di noi, da dove ciascuno di noi viene. Perché abbiamo ricordato Tano Cavareri, amico mio carissimo, abbiamo cominciato a battagliare nel 68, 69, 70, lui era nello PSIUP allora, noi eravamo giovani universitari che cominciavamo a capire un po' di politica. Tano Cavareri ha cambiato, no? Posizione qualche volta, però ha mantenuto, è stato anche con la DC di Sinesio, però ha mantenuto quella capacità di stare in minoranza a difesa degli interessi della cittadinanza. Quindi io non sarei così purista da andare a controllare. E poi nel caso di Marco, attenzione, non voglio fare una filippica per Marco, lo conosco perché è stato compagno di liceo di mio figlio Maurizio, 5 anni a casa mia l'ho visto crescere, diciamo, no? Però uno a 34 anni che fa una scelta così coraggiosa, senza paracadute, secondo me va apprezzato.
Non so se è preferibile che sia lui il nostro sindaco, Lillo, Amel, o Calamita o Rosato, non lo so. Però va apprezzato da parte di tutti, perché domani, quando vinciamo il ballottaggio, andiamo al ballottaggio, tutti questi dovete stare insieme per cambiare la città. Perché non vedo altra via, se non che voi, che adesso siete concorrenti, non vi uniate per portare una speranza a chi questa speranza la sta perdendo di riscatto della nostra città. Per questo dico, attenzione, non creiamo fossati tra di noi, creiamo ponti, anche dall'altra parte. Il 50% e il 48% che vota dall'altra parte sono tutti da regalare al nemico? Sono elettori che hanno problemi e che non trovano da noi una risposta adeguata. Dobbiamo parlare anche a loro. Dobbiamo dire che i loro figli, pure come i nostri, sono a lavorare a Roma, a Torino, a Parma, perché qui non trovano lavoro. Non mica i loro figli stanno qua. I trentenni non ci sono più ad Agrigento. Non ci sono più. Una generazione è saltata. Cosa proponiamo per questi trentenni? Stiamo noi ad auto commiserarci per le disgrazie altrui, o invece cominciamo a lavorare seriamente per cambiare le cose? Io penso che si possa cambiare l'Agrigento. L'Agrigento ha un bisogno di capire qual è la sua vocazione e ha bisogno di capire che i gruppi dirigenti si devono definire in relazione alla loro capacità di dare risposte generali ai problemi delle persone. Vi racconto un episodio che mi fa che è più illuminante di qualunque altro discorso io possa fare. Peraltro mi ricollego anche a un articolo che oggi sul Manifesto è apparso proprio sul voto di Agrigento. Questo articolo si concludeva dicendo: ma com'è possibile che l'acqua ogni 15 giorni non diventi il punto di confronto elettorale? Perché non è un punto di confronto elettorale. A questo giornalista, che peraltro dice anche cose interessanti, va forse fatto capire, ma lo dobbiamo capire anche noi, che il problema non è che l'acqua viene ogni 15 giorni, il problema è che noi ci siamo organizzati per avere l'acqua ogni 15 giorni. Cioè siamo stati costretti a dare una risposta privatistica a un problema collettivo. Non solo onerosa, ma a Roma, quando dico che noi abbiamo una stanza dove ci mettiamo il serbatoio, il tetto, non ci credono. Cioè noi roviniamo una stanza dei nostri pochi metri quadrati per ospitare i serbatoi o un pezzo di terrazzo. Una volta, ecco l'esperienza che ho fatto e ve la consegno perché è veramente comica. Mi trovai a fare un collegamento per il mio programma da una diga in provincia di Forlì. Una diga che forniva l'acqua a tutta la riviera romagnola. Quando seppe che ero di Agrigento, allora gli ho spiegato che da noi l'acqua a seconda dei quartieri viene ogni 7 giorni, ogni 15 giorni, ogni 10 giorni. Questo mi guarda, dice: ma in questi 7 giorni, 10 giorni, 15 giorni, voi a casa l'acqua l'avete? Dico: sì. Ma scusa, allora perché non ve la danno tutti i giorni? Io non ho saputo rispondere, perché tecnicamente è così. Perché eliminiamo a pochi poveri che non hanno la possibilità di accumulo. Ma tutti noi, io ho 10.000 litri, in 15 giorni mi basta. Cioè noi abbiamo dato una soluzione privata, onerosa, a una soluzione pubblica che non vuole essere data. Perché appunto, come Lillo ci ha insegnato, attorno a questo problema si creano gruppi di interessi, affari, eccetera, eccetera, e scambi politici elettorali. Allora, a questo giornalista dobbiamo dire che non è che l'acqua ogni 15 giorni, che ci hanno costretto a organizzare le case per gestire quotidianamente l'acqua che ci hanno ogni 15 giorni. Ma se la quantità è quella, ci può essere data tutti i giorni. Se non restiamo a secco, ovvio, vuol dire che avete capito. Allora, paradossi di questo tipo ce ne sono tantissimi, perché qui la natura tribale dei nostri gruppi dirigenti, cioè tribale nulla contro le tribù, tribale nel senso di un rapporto che mira non all'interesse collettivo ma all'interesse del piccolo gruppo della mia tribù elettorale, tribù familiare, tribù di corrente, tribù di... I nostri gruppi dirigenti si selezionano per via tribale. Noi siamo capaci invece di far capire a tutti, anche agli elettori del centrodestra, che se cambiassimo un secondo la prospettiva e ponessimo al centro dei nostri impegni l'interesse generale, questa città ha risorse infinite per decollare. Infinite per decollare. Perché noi qui possiamo praticare un modello del diversamente vivere, quello che fa la ricchezza dell'Umbria, della Toscana e delle Marche, in modo straordinario. È un esempio cieco, perché sono ottimista, perché vedo dei segnali importanti. Bed and breakfast. La città, senza nessun contributo pubblico, senza nessuno, si è scoperta con decine, centinaia di piccoli imprenditori
che fanno il bed and breakfast. Attenzione, questa è una risorsa su cui invito i candidati sindaci e consiglieri comunali ad agire, perché dobbiamo farci pretoriani della loro autonomia e della loro possibilità di arricchimento, perché è un arricchimento diffuso, è un arricchimento che si fonda sulla nostra capacità di attrarre persone, dunque un arricchimento che può sposarsi con il bene culturale, con la tutela del territorio, con la sua valorizzazione. Come non notare una cosa del genere? Che è un fatto nuovo, importantissimo, che dà speranza, secondo me, a tutti noi. E chiudo perché credo di essere andato forse oltre i tempi. Chiudo con una provocazione che il mio amico Tano Siracusa ha lanciato tanti anni fa e che oggi, secondo me, tecnicamente e politicamente potrebbe diventare l'identità di un gruppo dirigente nuovo che si traguardi per i prossimi 30 anni, per i prossimi 30 anni. E cioè la possibilità di ridefinire il nostro centro storico, eliminando le fuoriquote dei nostri palazzi. Tecnicamente si fa, a Roma, a Napoli, a Bari è stato fatto. Io ho dovuto in trasmissione la persona che ha fatto il capo di Bari, come si chiama? Punta Perotti. Gli ho detto... Prego? Ma non ha importanza. Vabbè, ma non è normale che sia così. Bisogna fare proposte nuove. Magari adesso tu intervieni e le fai tu le proposte nuove. Matteo, facendole tu forse le proposte. Esatto, ora sarai tu a dirlo. La prossima volta deve essere una mostra con nuove proposte, non di piante che se non andiamo da 40 anni, io condivido con il Giovanni, come lo mettiamo? Non lo condivido. E come lo mettiamo? Vabbè, intanto possiamo parlare, no? Matteo è arrabbiato perché mi identifica con i giornalisti che non hanno dato la sua notizia che in Cina ha esposto. Poco fa mi ha detto, ma aiutami a capire perché nessun giornalista parla del fatto che io sono stato l'unico scultore a esporre in Cina. Ma io non so dirgli perché i giornalisti non pubblicano questa notizia. Forse. Giovanni, alza un po' la voce, non ti sentiamo più. No, Matteo, ho detto che tu eri arrabbiato poco fa con no, me. No, non sono arrabbiato. Io Ma non lo faccia finire. Dopo che chiede, si alza e dirà quello che non conviene. Scusa, per cortesia. Vabbè, però non devo rompere nemmeno. Lei se vuole dire qualcosa, se no se lo dice. E lo dice va bene, andiamo avanti, grazie per la solidarietà. Allora, no, finisco veramente. Se noi riuscissimo a far capire che questa ipotesi non fatta nei prossimi 2-3 anni, ma programmata per i prossimi 20 anni, 30 anni, può restituire la forma urbis di questa città, quella che fece dire a Goethe una primavera bella come questa passata a Girgenti, non l'avrò mai più nella mia vita. E non parlava dei templi, parlava di Via Tanea e di Palazzo Celauro. Quella città che fu guardata dai viaggiatori, il prezioso libro di Lillo mi ha insegnato tutto, dai viaggiatori del 700-800, anche del Guido Piovene, negli anni 50, era ammaliato dalla bellezza della città storica, non solo della Valle dei Templi. Questa città si può restituire alla sua dignità urbana. Tecnicamente, mi spiegava questo tecnico che ho avuto in trasmissione, è facilissimo tagliare alcuni piani. Non contro chi ci abita, assolutamente, pagando gli appartamenti che ci abita, così come si è fatto in tutte le altre città dove sono fatte operazioni di questo genere, dando il valore di mercato di questi appartamenti, però restituendo alla città quello che gruppi dirigenti sconsiderati negli anni 60 hanno tolto. Se noi non abbiamo questo respiro grande, a che cosa si deve ridurre il confronto politico? Sì, certo, il marciapiede è importante, però mi serve un'idea grossa di rinascita della città. Vi sembra troppo eccessiva? Rizzo l'aveva fatto, l'ingegnere Rizzo l'aveva fatto, nel suo piano particolareggiato del centro storico. No, ma dico, lui l'aveva pensato, quindi non è una cosa rivoluzionaria, è una cosa fatta già da chi era nell'establishment, perché Rizzo era nell'establishment allora. Quindi io dico, non è che questo è un elemento di confronto elettorale, non voglio dire questo, però se dobbiamo ragionare in grande, questa potrebbe essere un'idea che unifichi tutti i nostri sforzi di rinascita della città. Grazie.
Beh, francamente devo dire che tutto si può dire tranne che l'intervento di Giovanni non sia propositivo, fondamentalmente che ci aiuta a riportarci, diciamo, nella normalità, a un confronto utile anche per ricostruire quel tessuto, diciamo, sufficiente per riprendere a fare una battaglia, che è quella per recuperare questa città a una normalità. E devo dire che perfino quello che ha scritto Nuccio, siccome io Nuccio ha scritto questa cosa di qua che voi leggerete ora quando vi daremo il, ma lui un sei mesi fa sul Giornale di Sicilia, scrisse un articolo bellissimo, un fondo molto bello, credo che gli sia stato chiesto, diciamo, dalla redazione del Giornale di Sicilia, e fu proprio una cosa su Agrigento, eravamo lontani dalla programmatica, ed era un programma. Io devo essere con stupore, ne parlammo anche con lui, non fu ripreso da nessuno. E fu invece il primo in quei mesi, ancora lontani dalla scelta dei candidati, eravamo lontani dalla battaglia elettorale, quindi diciamo che mai si poteva immaginare che dovesse essere, diciamo, di parte, assolutamente, era una proposta per iniziare a discutere in una città come la nostra, e allora era esattamente con questa impostazione, sto parlando di... E non fu ripreso da nessuno. Questo colpì moltissimo, perché forse questo... quello mi spinse a scrivere. Esattamente. Infatti, quello può essere che ha spinto Nuccio oggi a scrivere questo. Dice, allora, di fronte a una proposta di quel tipo, di apertura, di recupero di un dibattito necessario in una città come la nostra, noi abbiamo bisogno di discutere, noi discutiamo probabilmente poco. Cioè queste occasioni sono probabilmente rare, utilizziamo forse altri tipi di strumenti discutibile per confrontarci in questa città, sono quelli dei giornaletti e così via. Allora, io 5 minuti, vero Giandomè? Sì. E poi do la parola, che me l'hanno già chiesta, ai candidati a sindaco che sono qua presenti. Io volevo dire qualcosa, perché secondo me, uscendo da qui, dobbiamo in qualche maniera essere tutti quanti, siccome io vorrei che tutti quanti, quando dico tutti dico tutti, senza alcuna esclusione, quando usciamo da qui dobbiamo essere assolutamente motivati dall'idea che questa città non può fare a meno neanche di uno di noi, cioè uno di noi non si può sottrarre al lavoro, non quello di questi giorni, il lavoro che verrà dopo, perché non mi fa paura, tra virgolette, mi faccio uomo di parte, vincere, a me fa paura dopo, a me fa paura il lavoro che verrà dopo, quando si sarà vinto e si dovrà ricostruire, e allora ci metto anche le ragioni che dicevi tu, scusami, ti do del tu, ragione tu, qui ci sarà un problema di conoscenze, di mettere assieme il massimo di conoscenze quasi scientifiche attorno a questo malato. Cioè tutte le intelligenze, tutte le conoscenze, tutte le capacità imprenditoriali attorno al letto di questo malato. Secondo me, quando finirà la tornata elettorale, i candidati e sindaci che sono qui, nessuno si dovrà sottrarre dopo. Qualunque risultato sia il proprio risultato, non si potrà sottrarre al dovere di partecipare. Io mi faccio ancora parte di parte, siccome sono uno che il Partito Democratico, parlo anche a persone alle quali il Partito Democratico non interessa, siccome sono uno fortemente interessato al Partito Democratico, io dico due cose. Una, riprendo la cosa che diceva lui: guai se il Partito Democratico si dovesse fare dalla somma dei dirigenti di Democrazia e Libertà e Democratici di Sinistra. Per questo dico, ben vengano le persone nuove e si spalanchino tutte le porte e le finestre, perché io voglio un'irruzione nel palazzo della città, un'irruzione nei partiti, un'irruzione di persone di cui non so neanche il nome. Io voglio tanti estranei attorno a me, ritrovare gente nuova, assolutamente estranea, che non ho mai visto.
Io sono stanco, dico le cose affettuose, dico le cose sgradevoli alle persone con le quali sono più affettose. Io sono stanco di essere da 40 anni a fianco di Giovanni Taglialavoro. Cioè, io voglio gente nuova, ecco, non so, voglio che si capisse la provocazione. Io non voglio ritrovare sempre le stesse persone. Io voglio gente nuova, voglio di questa città la migliore borghesia. Voglio i giovani che non vedo, che non ho mai visto, che non hanno mai partecipato. Voglio che tornino ad Agrigento professionisti giovani, importanti, che sanno di ingegneria, che sono apprezzatissimi medici, che insegnano nelle migliori università e che noi disprezziamo. Voglio che tutti portano le loro conoscenze agli uomini che si andranno a scegliere. E tutti gli altri che contribuiranno a spezzare il sistema di potere di questa città, una volta che si definisce consiglio comunale e sindaco, non sentano di doversi sottrarre. Io lo dico agli amici candidati a sindaco che sono qui, all'indomani del voto devono esserci tutti a lavorare, si dovranno trovare le forme, non ci sono solo le forme istituzionali per partecipare alla costruzione delle grandi opere. Ci sono persone anonime che hanno partecipato alla costruzione di grandi opere e a noi ci attende una grandissima opera, quasi impossibile, e mi rifugio nuovamente nel pessimismo, quasi impossibile. Sono triste. Questo è il pessimismo e la tristezza, sono motivi di bluff. In realtà sappiamo che di vincere, quindi facciamo così, perdiamo pazienza, sapendo di dover vincere. No, sono triste perché oggi dovevamo insieme concelebrare un rito di parola, un rito critico. Un rito di passaggio, diciamo, come tanti ne abbiamo fatti e spero tanti ancora ne faremo, che aiutasse in qualche modo a maturare il nostro scontento, diciamo, di vivere qui, in queste condizioni, e farlo diventare consapevolezza politica e quindi anche proposta. Queste riunioni, secondo me, hanno questo senso e se non assolvono a questo compito non servono a niente, cioè appunto accompagnare questi sentimenti malinconici, crepuscolari che indubbiamente vivere ad Agrigento può indurre in qualcosa di altro, in una consapevolezza, in una coscienza politica. E invece sono triste perché questo rito oggi è un po' anche necessariamente, doverosamente, un rito funebre. Se n'è andato Tano Cavaleri e mi dispiace per l'uomo, naturalmente, che conoscevo bene come molti di voi, e mi dispiace per l'attivista politico, perché chi fa politica, vedete, è uno che lavora, lotta con i mezzi che ha, con le risorse che ha, con la capacità di organizzazione che riesce a mettere in campo, lavora e lotta per il cambiamento. E se n'è andato un attivista politico senza che ad Agrigento sia cambiato niente. Cioè, non voglio dire che la sua esperienza politica è stata inutile soggettivamente, ma oggettivamente se n'è andato prima di vedere compiuto quello per cui lui aveva lottato e lavorato. E guardando le immagini, le fotografie di Angelo, si capisce che c'è molto da cambiare in questa città. Ho letto in questi giorni un libro di Vonnegut che parla di una civiltà extraterrestre, i tralfamadoriani, che approfittando di una tecnologia per noi inconcepibile,
ci fanno visita sulla Terra. Ecco, se un tralfa amadoriano venisse qui e guardasse queste immagini, penserebbe ad una clamorosa omissione, cioè manca il luogo in cui i cittadini hanno fucilato alla schiena i responsabili di questo scempio. Perché un marziano, uno naif, un ingenuo penserebbe che sicuramente i cittadini si sono vendicati di questo. Ebbene, vedete, voglio mettere in relazione queste immagini e il dato politico, però invertendo l'ordine delle cause e degli effetti. Questo che voi vedete, che noi vediamo, si pensa è l'effetto del cattivo governo. Ma, a mio giudizio, per una sorta di cortocircuito, è anche la causa del cattivo governo, la causa del malgoverno. E mi spiego. Ad Agrigento, da 60 anni, dal dopoguerra, manca una cosa, manca l'alternanza. Manca cioè una risorsa fondamentale degli elettori nei paesi normali, non vorrei dire nei paesi civili, diciamo, che mi sembra una cosa già troppo impegnativa, nei paesi normali. Manca l'alternanza perché? Pangloss direbbe, ma ci troviamo nella migliore delle città possibili, perché se il corpo elettorale, se i cittadini non sentono il bisogno di cambiare, vuol dire che le cose vanno bene, vuol dire che questa è la migliore delle città possibili. Ma ahimè le immagini di Angelo testimoniano tutto il contrario. E dico le immagini di Angelo e non la nostra diretta percezione della realtà che ha suscitato, diciamo, sollecitato la sensibilità di Angelo e questi scatti. Perché noi, nella nostra vita quotidiana, abbiamo naturalizzato l'orrore. Io ho acquistato una casa che è ritratta in questa fotografia che è qua pubblicata, in copertina, sì. E accanto il Palazzo Vita. Con tutto il rispetto per le degnissime persone che dentro ci abitano. Incolpevoli cittadini che hanno la casa in quel palazzo. Beh, l'istinto di sopravvivenza degli esseri umani induce a naturalizzare l'orrore, cioè a superarlo emotivamente dopo il primo impatto, a non farci più caso dopo un po' di tempo, altrimenti non potremmo vivere. Però le immagini fotografiche scardinano questo meccanismo di difesa psicologica e ci notificano brutalmente che questa non è la migliore delle città possibili, ma semmai qualcosa che si avvicina al suo contrario. A questo punto, uno che ha il vizio, diciamo, di ragionare, direbbe: ma perché? Com'è possibile? Perché i cittadini non usano il proprio voto per punire gli autori di tutto questo? E qui recupero una parte delle cose che ha detto Giovanni. Oggi ad Agrigento, vorrei essere radicale, non ci sono molti cittadini. Vedete, non è un rapporto demografico, anagrafico, non è un numero civico, non è il fatto di abitare in una certa via, non è il fatto di essere residenti in un luogo che costituisce un rapporto di cittadinanza. Si è cittadini e non meri residenti quando ci si identifica in un luogo, quando un luogo fisico è il deposito di una memoria condivisa, di un passato condiviso. Ad Agrigento questo non è possibile. Ad Agrigento questo non avviene. Noi non siamo cittadini e questa è visibile, è un dato, diciamo, assolutamente solare, non è una città. Assomiglia a una città, forse questa, all'immagine così anche scolastica che si può avere di una città, ma direi per niente. E noi non siamo cittadini. E il voto ad Agrigento non è usato per premiare o per punire
chi ha amministrato normalmente. Il voto serve ad altro, il voto serve a coltivare, a nutrire, ad incrementare, ad implementare un rapporto, diceva bene Giovanni, tribale con un ceto politico, con un capo politico. La maggioranza dei cittadini agrigentini, degli elettori agrigentini, in questi anni non si è sognata di alzare la voce per rivendicare una pienezza di diritti di cittadinanza, per protestare contro la carenza dei servizi, contro il disordine urbanistico, contro il cattivo governo del territorio, contro l'assenza di un progetto, di una prospettiva, nella maniera più assoluta. Il non cittadino agrigentino, il compare agrigentino, perché l'anticoncetto di cittadino è il comparaggio, il compare agrigentino utilizza il voto e si riserva di alzare la voce per chiedere un favore, un privilegio, qualcosa di privato, per chiedere protezione privata. Bene, in queste condizioni si può ritenere invertito il rapporto tra lo sfascio e la cattiva amministrazione. Il fatto che Agrigento non consenta più una identificazione, che non ci sia un luogo ad Agrigento che consente di identificarsi e di pensarsi cittadini di questa città. Questo luogo, simbolicamente, nelle città normali, è il centro storico. Ci si identifica col centro storico di una città, anche se si vive in un quartiere periferico. Oggi ad Agrigento non c'è una periferia che ha un rapporto dialettico con un centro storico. Ci sono diverse periferie. Il centro storico è una periferia tra le tante. Se per periferia intendiamo un luogo dove si vive nel disagio, un luogo dove si vive senza l'attenzione massima del ceto che amministra. Non essendoci un luogo col quale identificarsi, non essendo ad Agrigento presente un luogo della memoria condivisa come il centro storico, che letteralmente minaccia di cadere a pezzi e Dio ne scampi, ci scappi il morto qualche giorno, manca ad Agrigento questo sentimento diffuso della cittadinanza, che non è uno status giuridico, non è soltanto uno status giuridico, ma anche una condizione culturale e psicologica. Forse oggi ci sono le condizioni per fare esperienza ad Agrigento di una cosa vertiginosa per noi, ma assolutamente normale in luoghi anche a noi prossimi. Agrigento è l'unico capoluogo di provincia della Sicilia in cui non c'è mai stata l'alternanza al governo della cosa pubblica. Oggi forse ad Agrigento ci sono le condizioni perché questo avvenga, e ci sono le condizioni perché degli uomini liberi, degli uomini generosi, Giovanni li ha individuati ed indicati nominativamente, questo mi risparmio dal farlo, si spendono, lottano, sono scesi in campo, come si dice, e fanno questa battaglia. Io credo che nel ricordo di Tano Cavaleri che purtroppo non ha conosciuto il cambiamento, noi oggi abbiamo questa responsabilità e possiamo farla con un gesto semplice, con un gesto però rivoluzionario ad Agrigento. Votare in modo da mandare a casa senza fucilarli alla schiena i responsabili di tutto questo. Quindi la piazza. Che vuol dire che non abbiamo bisogno di una piazza? No. No, perché sennò. Allora, dove è meglio? Da questa parte o da quella parte? Così facciamo parlare. Da quella parte? Allora, io darei d'ordine alfabetico. Io avevo detto
d'accordo, Lillo, basta, Lillo, io era per cortesia nei confronti degli altri, tanto, allora, da questa parte, Lillo Micichè, il primo intervento, sì, no, avevi ragione, era giusto nei confronti degli altri, ti voglio dare gli strumenti, sì, no, scusami Lillo, per tutte e due, se è possibile, grazie. Scusate, ma alle 7:30 avevo già un'iniziativa e a quest'ora mi stanno già rimproverando alle spalle, giustamente. Il mio è un compito difficile, iniziare dopo l'esposizione fatta. In questo momento, diciamo così, triste di commemorazione, diciamo, su due piedi, fatta così, per ricordare Tano Cavalieri, nonostante le nostre diatribe, polemiche, e questo fa parte della politica, naturalmente. E come diceva le ultime parole di Gian Domenico, peccato che non abbia potuto vedere il possibile cambiamento, anche se anche su questo avevamo molto da discutere. Comunque speriamo che questo cambiamento ci sia, almeno lo ricorderemo come qualcuno che ha tentato di fare qualcosa per cambiare questa nostra città, anche se non l'ha potuto vedere. Evidentemente io non farò un discorso lungo, anche per le ragioni che ho detto poc'anzi. Vedendo le foto mi mordo le mani dicendo: se potevo pregare Angelo a farmi delle fotografie così bellissime, che sono dei quadri stupendi, si possono benissimo appendere come quadri più che come foto. Per un libro che voi sicuramente molti conoscete, di cui Giovanni, lo ringrazio, ha tessuto delle lodi forse superiori alla realtà. Comunque questo sarà poi compito di chi avrà modo di vederlo attentamente. Evidentemente questa città ha bisogno di una radicale mutazione genetica, no, perché purtroppo non lo possiamo fare. Mutazione genetica non ci può essere. E quello che ci può essere è che nessuno pensava fino a pochi mesi fa che questo poteva avvenire, queste possibili tendenze di cambiamento che si vedono all'orizzonte, ma purtroppo aspettiamo un altro po', sicuramente vedremo qualcosa di buono. E questo per me è un senso anche di ottimismo, di spruzzare un po' di ottimismo, perché forse qualcuno mi ha detto che sono un po' retorico in questo periodo, che uso la parola popolo, qualcuno mi ha criticato, non so se, ma vabbè, non è giusto. Il popolo, cioè il popolo quando cambia è positivo. Perché quello che cambia mica sono le classi dirigenti, è il popolo che cambia, quindi il popolo si sta rendendo conto che è possibile cambiare. In altre occasioni c'è stata questa possibilità, ma purtroppo situazioni diverse l'hanno impedito. Però io credo che questa nuova ventata di cambiamento sta per arrivare, con il contributo di tutti, nonostante io ho avuto un altro obiettivo, che era quello di portare il centro-sinistra su altre strade. C'è un amico mio giornalista che mi diceva: ma almeno perdevamo con le nostre bandiere. Non so se queste sono nostalgie perdenti, ma forse in un certo senso ha ragione, in un altro senso ha torto. Speriamo che abbia torto, ma moralmente, ideologicamente ha ragione. Speriamo che il cambiamento sia vero e non di facciata. Questo non è per criticare che ci sia un cambiamento gattopardesco,
perché il rischio ci potrebbe essere. Speriamo che non sia un cambiamento gattopardesco. Questo è un auspicio che io invito a fare, che a riflettere soprattutto nei confronti della composizione che abbiamo davanti. E questo potrebbe essere indicativo, non perché io sarei contento se c'era Marco qua stasera, perché evidentemente io gliel'ho detto, l'altro giorno abbiamo fatto un dibattito e abbiamo detto che non sia un cambiamento gattopardesco, cioè sostituire i feudatari, quelli che hanno rovinato la città, e con quelli che lo sostituiranno con altri mezzi e con altre facce. Questo è il senso del mio ragionamento. Però io spero che il cambiamento ci sia vero e che ci siano con facce buone, pulite, e che non abbiano assolutamente nessuna preoccupazione di cambiare. L'ultima cosa che voglio dire, Giovanni l'ha detto, ma i temi come specifici argomenti come il problema dell'acqua in questa campagna attuale io non ne ho sentito. Guardate che la responsabilità non è di chi sta facendo la campagna elettorale, è dei mezzi di informazione, soprattutto quelli televisivi, che hanno posto un blackout e che hanno consentito che gli argomenti veri che interessano i cittadini non vengano affrontati. Io ho tentato in tutti i modi, ma non ci sono riuscito perché le forze in campo, anche perché non ho le risorse economiche che possono avere altri. Se io avessi avuto una ingente risorsa economica avrei fatto spot e interventi televisivi a pagamento ad Aiosa, ecco, in quantità industriali, sugli argomenti, perché la soluzione dell'acqua, che purtroppo lo sai che in via Dante l'acqua arriva ogni 7-8 giorni ancora nonostante il distillatore, io la necessità di fare uno spot e l'ho dovuto fare, l'acqua viene ogni 7-8 giorni, ma e non è un tema della campagna elettorale, ma porca miseria, ma per come deve essere in tema della campagna una cosa del genere? Cioè, se non si fa in campagna elettorale, quando si deve fare? Per Sangalogero, cioè aspettiamo che ci risolva il problema. E purtroppo questo, i mezzi di informazione, quelli che contano, quelli che poi decidono il reale cambiamento, ce lo impediscono, questa è la verità, ce lo impediscono. E questo purtroppo ha una sua rifluenza, perché se avessero avuto questa intenzione sicuramente il risultato sarebbe ancora molto più corposo, a mio avviso. Grazie. Scusate, ma devo andare perché c'è un'iniziativa che questo non mi stanno aspettando. Mi dispiace non sentire il pensiero degli altri. Allora, grazie a Lillo. Io intanto è giusto informare che i candidati sono stati tutti invitati, chissà, compreso il dottore Camilleri, che era impegnato, che oggi c'è un leader nazionale, quindi non poteva essere tra noi. Marco Zambuto pure aveva detto che probabilmente avvicinava, quindi tutti avvisati, per questo per la cronaca rispetto alle presenze. Nello Amel, stesso tempo di Lillo, anche se qua problemi con l'informazione non ce l'abbiamo, giusto? È fuori da qua, diciamo. Ma i ragionamenti che sono stati sviluppati qua sono particolarmente suggestivi. Però credo che ci sia un problema di metodo generale. Come trasferire quello che è un esercizio intellettuale, un'analisi, che è sempre l'analisi corretta e giusta, perché in fondo possiamo dire che in questa nostra realtà locale le idee stanno tutte da una parte, cioè dall'altra parte c'è solo un pragmatismo becero che serve ad organizzare il potere in modo tale che sia in grado di dare risposte che sono funzionali al mantenimento dello stesso potere. Quindi quando uno ha la possibilità di ascoltare un esercizio e un'analisi rispetto a una problematica così ampia che tenta di individuare il cuore dei problemi e i punti di crisi che hanno determinato il perdurare di questa condizione di sottosviluppo anche culturale nella nostra città, sicuramente c'è un arricchimento. Però credo che sia necessario anche
vedere cosa bisogna fare per compiere un passo in più, per trasferire questo che è un dato sicuramente positivo e un bagaglio che possiamo utilizzare per modificare la realtà in cui ci muoviamo. Perché diceva bene Giovanni Taglialavoro, la città di Agrigento è condizionata da un individualismo esasperato che antepone quella che è la soluzione del problema personale rispetto a una visione più ampia di soluzione dei problemi della città. Tutto quanto viene fatto attraverso una mediazione più o meno clientelare, per la quale se io ho bisogno, dal certificato alla concessione edilizia alla soluzione di qualsiasi altro problema, cerco un referente, un tramite attraverso cui questa soluzione venga abbreviata o arrivi a compimento. E questo non solo perché non funziona il meccanismo istituzionale, ma perché c'è un condizionamento mentale costruito che poi alla fine ha determinato questo meccanismo, diciamo, inceppato. Quindi io, quando mi sono posto il problema di cosa fare se diventavo sindaco di Agrigento, ho ritenuto che la prima cosa su cui bisogna operare è un tentativo di modificare la mentalità, lavorare fortemente per creare una mentalità nuova in questa nostra comunità locale, perché solo attraverso una mentalità nuova si può realizzare una condizione per cui si amministra bene. Ed allora bisogna però riuscire, per essere concreti, a trovare dei sistemi per cui questa mentalità possa nascere. E sicuramente un primo riferimento può riguardare il mondo giovanile, ma riguarda anche l'organizzazione delle istituzioni. Una cosa semplicissima che io ho inserito nel mio programma, che può sembrare anche banale, che sono gli albi cronologici rispetto alle esigenze di erogazione dei servizi. Se io chiedo un punto luce in una determinata parte della città, vado lì al comune, mi iscrivono in un registro cronologico, so che il mio turno verrà tra un mese, due mesi, sei mesi, un anno, tre anni, ma non ci sarà nessuno che, accompagnato dal potente di turno, mi scavalcherà in questo mio diritto. Questo già crea un meccanismo per il quale io, cittadino, so che il rapporto con l'istituzione è trasparente e quindi non ho bisogno più di realizzare questa mediazione. E io ho contribuito da amministratore a una prima leggera modificazione della mentalità e dell'approccio rispetto al rapporto con l'istituzione. E ho sgomberato il campo da un meccanismo clientelare di condizionamento della libertà, del voto e della vita dei cittadini di Agrigento. Perché quello che sta succedendo oggi, negli ultimi giorni di campagna elettorale, è vergognoso. Tesserini per la libera circolazione degli anziani sugli autobus, strade che vengono asfaltate all'ultimo momento, erogazioni di servizi che vengono fatti negli ultimi istanti della campagna elettorale. Quello che è un diritto viene mercificato come una concessione o un favore, e il cittadino non si indigna rispetto a questa condizione, anzi ritiene di essere sfortunato se non ha il tramite attraverso cui riesce ad attivare questo meccanismo. L'altro problema riguarda soprattutto le nuove generazioni, che nella nostra realtà incominciano ad essere sempre più lontane dalla politica, dalle tensioni, dagli ideali, da una visione diciamo di prospettiva che non li riguarda più. Io aspetto a casa che mi si risolva il problema del lavoro, ho un'attesa che qualcuno faccia qualcosa per me, ma io non faccio nulla. Una delle cose che invece bisogna fare è il coinvolgimento dei ragazzi, soprattutto dando a loro una immagine diversa di città e di valori che non riescono a percepire. Nel mio programma ho inserito alcune cose che servono anche a questo. Io
tagliando le indennità degli amministratori, abbattendo le spese della gestione amministrativa del Comune d'Agrigento, se riuscisse ad essere il sindaco d'Agrigento, manderei 50 giovani, 100 giovani a fare un'esperienza di lavoro nelle grandi città dell'Europa, per vedere se respirando un'aria nuova, mercati nuovi, sensazioni nuove, realtà nuove, tornando ad Agrigento, incominciano a pensare, a guardarsi attorno e non aspettare che ci sia sempre il potente di turno che risolva il loro problema. Quindi sostanzialmente l'impegno di chi va ad amministrare deve essere orientato in questo senso, e noi dobbiamo avere una scelta di metodo deve essere fatta, e dobbiamo farla qui. Diceva bene, non so se era Giovanni non ricordo in questo momento, cioè, se andiamo al ballottaggio tutti insieme dobbiamo blindarci per riuscire a fare questa svolta, però dobbiamo anche fare oggi una scelta di metodo, che è quella che se vinciamo chiunque vince, cioè se si va al ballottaggio chiunque va al ballottaggio, l'immondizia non deve entrare nelle scelte che noi dobbiamo fare per la gestione amministrativa della città. La mediazione, dei rapporti di forza che rinuncia alle valutazioni di qualità non deve entrare nella formazione della giunta che propone il al ballottaggio. Dobbiamo recuperare tutti quei valori, quei riferimenti, quella cultura, quella dimensione intellettuale, quella capacità di avere un disegno diverso di città che stiamo così discutendo tutti assieme, dobbiamo recuperarla in un gesto concreto per offrire alla città la sensazione concreta e reale che si sta cambiando, perché se noi andiamo alla mediazione di potere, di quantità, di rapporti di forza, senza guardare alla storia di ciascuno e alle coerenze che si sono espresse, abbiamo ancora una volta fallito. Perché Giovanni, tu dicevi bene, noi abbiamo fatto, e chiudo, 5 anni di impegno politico nel Consiglio Comunale di Agrigento, cercando di sviluppare una coerenza di fondo, ma soprattutto dando un segnale forte, che era quello della coesione di 3 persone che non hanno fatto mai fughe in avanti, pur potendole fare, non hanno fatto mai fughe in avanti l'uno sull'altro, perché hanno voluto dare questa immagine di un Ulivo unito che faceva opposizione, dava un'immagine precisa e puntuale di riferimento alla città di Agrigento. La memoria è stata cancellata, nessun vantaggio è stato dato a chi ha svolto, non mi riferisco a problemi di natura di carattere personale o soggettivo, dico, ma nessun vantaggio è stato dato a chi in questi 5 anni, con qualsiasi ruolo, ha cercato di tenere alta la bandiera del centro-sinistra, la bandiera dell'opposizione, la bandiera della contrapposizione. Tutto è stato azzerato nel momento in cui si è ripartiti per dire chi deve fare il candidato, come si deve scegliere il candidato, quale candidato andiamo a scegliere. Si è scelto il metodo tradizionale, della mediazione, quello più negativo, più difficile da far comprendere alla gente se si vuole dare una prospettiva di cambiamento e di cambiamento reale. Grazie. Restituiamo dignità anche al microfono. Diversamente non sarei qui questa sera, non avrei iniziato questa campagna elettorale. Io sono un ottimista per formazione, per modo di fare, per mia cultura. Io sono ottimista e ho ascoltato Nuccio con tantissimo interesse. E posso anche capire le motivazioni del suo pessimismo, però io ritengo, come in parte ha detto Giovanni, che la situazione di Agrigento, di queste elezioni di Agrigento, è completamente diversa dal passato. Sono passati 15 anni da quando c'era un certo movimento ad Agrigento e riflettendo adesso che vedevo visi che da tanto tempo non vedo, era quello il periodo in cui c'era un certo fermento ad Agrigento, fermento culturale, c'era gente che parlava, gente che purtroppo è andata via e non c'è stato il ricambio, perché molti poi sono andati via. Il risultato finale è che Agrigento ha avuto 10-15 anni di totale silenzio culturale, è mancato il dibattito culturale.
e sono mancato anche io, attenzione, io sono di quelli che mi sono fatto la professione e ho sì e no gridato al balcone che non va bene, che va tutto male, ma non ho mai fatto un passo avanti. Io sono un moderato, io non sono uno di sinistra, che sia chiaro, ma questa è la differenza. In questa campagna elettorale, mi permetto di dire, la differenza è questa. La differenza è che una persona moderata, che ha sempre votato centrodestra, stanca del malcostume del centrodestra, perché io ci sono vissuto dentro, lo conosco, e del malcostume del centrosinistra. Attenzione, perché se la sinistra non è cresciuta da Agrigento, è colpa dei suoi vertici, che non hanno mai saputo determinare un ricambio, non hanno saputo fare un passo indietro per cercare il meglio. Anche in queste elezioni, mi permetto di dire, forse se facevano un passo indietro e cercavano uno che era al di fuori della politica, potevano trovare. Probabilmente hanno trovato uno che era all'interno della politica, che ha lasciato e che siamo arrivati a questa situazione. La colpa è un po' di tutti se va male in questa nostra città. E io me ne faccio una parte di carico, ma io sono sceso in campo e non sono un pazzo, un incosciente. Io ho 57 anni, ho la mia professione, la mia professionalità, ho un mio passato, bello, brutto, lo giudica la gente, e faccio la differenza perché? Ma perché i miei voti saranno in buona parte di centrodestra e vanno tolti da quel centrodestra che io non condivido più com'è che gestisce il potere, com'è che ha lavorato, com'è che si muove. Il tuo sarcasmo, ogni volta sei sarcastico e non lo capisco. Il sarcasmo, aspetta, fai finire, aspetta. Il sarcasmo è distruttivo, il sarcasmo. Dobbiamo essere prepositivi, positivi dobbiamo essere se vogliamo fare. Diversamente non faremo nulla, ci distruggeremo a vicenda e ci mangiamo a vicenda. Dobbiamo essere positivi. Centro storico, palazzi da abbattere, era un pizzo che stava pagando l'ingegnere Rizzo alla sovrintendenza per farsi approvare il piano particolareggiato del centro storico, piano ferro, che era un'invasione di cemento sulla ferrovia, per farsi approvare il piano, dice, che è un'idea bellissima, attenzione, ma è un'idea, Giovanni, difficilissima a realizzare, è più facile che la pazzia del dottore Calamita di portare il Guggenheim Museum al carcere di San Vito si verifichi che non abbattere i palazzi del Palazzo Vita, del Palazzo Frangiamore, non ci credo, è un'idea bella, attenzione, io sono per abbatterli, però da tecnico e persona piantata con i piedi a terra mi sembra che sia una cosa molto difficile da realizzare. È una cosa bellissima perché avremmo veramente Agrigento a degradare, come giusto che sia, che è stata violentata dall'abusivismo degli anni 60. Questa è la realtà nostra agrigentina, un'idea bellissima, ma purtroppo è difficile, ritengo, da realizzare una cosa di questo tipo. No, no, vedi, abbiamo trovato uno che... e il nostro futuro. Però Walter diceva, perché vai là dall'FL? Perché non la poteva vedere? Cioè, dava tutti i giorni, dice, perché l'unico posto dove non si vede. Era una provocazione, io non sono convinto. Io sono per tagliare a prezzi di mercato, sono d'accordo. Per concludere, perché non voglio rubare a nessuno spazio, oggi la città ha la possibilità di cambiare, la possibilità di vincere, abbiamo la possibilità di vincere, abbiamo. Non è un sogno, è una realtà. Chi dice che è un sogno è un pessimista e non crede nella città e negli agrigentini, che sono persone che sanno giudicare e che sapranno giudicare nel momento opportuno, perché siamo stanchi di quello che ha fatto il centrodestra, che è sotto gli occhi di tutti. Un giovane che non si chiama Angelo ma si chiama Alessandro, per aver fatto qualcosa di simile da un candidato sindaco è stato ripreso in maniera forte, e le televisioni, non questa, qualche altra, che ce ne sono poche, non hanno dato spazio né alle sue dichiarazioni di difesa, di dire io non ho fatto niente,
e neanche a pagamento gli hanno dato spazio. Questo giovane è stato intimidito da qualcuno che non ha gradito, che ha detto che c'era munnizza a Villaggio Mosè. Questa è la realtà agrigentina. Il dottore Calamita, che ha fatto delle dichiarazioni a favore di questo giovane, le sue email sparivano. Sui giornali non sono spuntate le email dove io denunciavo questa vergogna, non sono spuntate, nonostante io abbia ripreso chi doveva pubblicare queste email, sono comparse per 2-3 minuti, poi via, scomparse, perché non sono abituati a essere contestati, non sono abituati ad avere rimbrottato le malefatte. Questa è la realtà dei fatti. Agrigento ha la possibilità di cambiare questa volta, perché ci sono 6 persone diverse che si candidano. Ci sarà la possibilità di raccogliere più consensi e di vincere. Dico vincere. Vincere le elezioni e cambiare finalmente, dare un'alternanza ad Agrigento e dare un futuro per i pessimisti. Agrigento può cambiare perché è fatta da persone per bene, persone in gamba, persone che sanno giudicare. Non essere scettici, bisogna essere positivi. Dottore Calamita, io gliel'ho detto quando sono arrivato. Quando sono arrivato gli ho fatto i complimenti al dottore Calamita, perché aveva fatto uno spot interessante, atletico, e lui, siccome è un atleta, è un giovane atleta che ha scelto di scendere, diciamo, a fare compagnia a questi tanti candidati che vogliono cambiare la città. Noi questo... Vorrei dargli la corsa veramente. Però al di là delle polemiche, poi queste polemiche servono rispetto alla cosa, servono a poco. Diciamo, la cosa importante è che invece Agrigento da tanti anni, forse da 15-16 anni, non ha invece, da 15 anni, l'ultima volta che nel 93, quando è stato che si è avuto un'opportunità, e oggi questa opportunità si sta ripresentando, e quindi l'augurio, io credo, di tutti quanti è che fra qualche giorno probabilmente possiamo essere nuovamente qua a pensare come amministrare, come a governare la città. E non ci spaventa governare, come dicevo poco fa Duccio, non ci spaventa governare. No, io utilizzo la parola governare perché ritengo che ha una sua complessità rispetto all'amministrare. Questa città va governata, ha bisogno realmente di un pensiero ben più alto e più... Però dovete chiedere, io vi chiedo scusa, nel senso che sono le 8:10. Possiamo goderci anche un pochettino la mostra e fare 2 chiacchiere. Farei salutare e ringraziare ad Angelo Pitrone che ha fatto questo grande lavoro. Sicuramente io ringrazio chi mi ha invitato a pensare questo lavoro. Questo è un lavoro che nasce per questo scopo, non sono immagini d'archivio, sono immagini che hanno un'immediatezza e un'attualità che si raffronta con questi ultimi 6 mesi del 2006-2007, quindi rispecchiano la città oggi. Quindi io ringrazio il Circolo John Belushi, in particolar modo Serena Rizzo, con cui ho collaborato e con cui mi sono confrontato nella scelta. Ringrazio Maurizio Masone, che è stato sempre disponibilissimo. E devo dire 2 piccole cose riguardo la città, che è bello e brutta. A me piacerebbe diversa, ecco, non dico se così mi piace o non mi piace. È una città che mi appartiene, io sono nato dietro questo palazzo che è diventato l'icona un po' degli anni nostri, della contemporaneità, e quindi l'ho visto crescere, l'ho visto svilupparsi. Credo che andrebbe anche tutelato come bene culturale, in quanto appartiene alla cultura che abbiamo dietro le spalle, spero. E ritorno al concetto di bellezza, che non è certamente quella dell'Ottocento, romantica o legata a un'idea neoclassica. Ecco, la bellezza è anche un sacco di spazzatura, ce l'ha insegnato Man Ray, ce l'hanno insegnato tanti artisti dell'arte contemporanea, eccetera, eccetera. C'è anche un filone che si chiama arte povera, insomma, non stiamo qui a fare storia dell'arte, però bisognerebbe anche dirle queste cose. Cioè, per me la mostra, come vedete, non ha una rappresentazione degli agrigentini, ma ha quello che gli agrigentini hanno realizzato. Non mi andava una lettura prettamente tecnica, la soluzione credo che non sia tecnica, data agli ingegneri o agli architetti che hanno creato comunque questo sfascio, che hanno creato questa situazione.
Per me l'approccio è stato quello culturale, letterario, in parte anche antropologico, e le immagini di San Calò in qualche modo lo testimoniano. Un San Calò del centro storico, un San Calò della periferia, lo rivedete qua dietro di me. Due rappresentazioni molto significative, secondo me, di questo passaggio della città dalla collina a Villa Seta. E un'altra cosa che volevo dire soltanto è che finora io ho lavorato sul territorio, sul paesaggio, cercando di eliminare quello che è un concetto che normalmente è stato dato alla fotografia documentaria di puro documento di denuncia. Ecco, la denuncia la facciamo tutti i giorni, sappiamo tutti noi agrigentini che ci viviamo in questa città come è fatta, quali sono i suoi limiti, ci stiamo anche bene, ci stiamo anche male, questo lo sappiamo da noi. Ecco, a me mi seccava fare questo tipo di discorso, per cui il mio è anche un discorso che si avvale di un concetto di bellezza, una bellezza tutta da discutere, tutta da riscoprire, e vorrei lasciarvi queste immagini come strumento di analisi, come strumento di riflessione, perché praticamente nessuno guarda più oltre il parabrezza della propria auto. Noi non abbiamo una visione a 360 gradi, abbiamo una visione molto limitata, frontale, che guarda sull'asfalto. Sappiamo benissimo le buche che ci sono nelle nostre città, non sappiamo quello che c'è nei muri delle nostre città. Io invece ho voluto sottolineare questo lato, questo aspetto dei muri, ho voluto sottolineare il fatto che è una città che si è allargata a dismisura. Significativa la foto di Giardina Gallotti, dove il sindaco, comunque l'amministrazione dell'epoca, ha voluto scriverci sotto quartiere di Agrigento per una identità negata a sto punto, ma questa identità bisognerebbe in qualche modo cercarla anche per il resto della città, dal centro storico a Fontanelle e quant'altro. È una città con grossi problemi soprattutto culturali, il cambiamento dovrebbe essere delle persone. Ognuno di noi ha contribuito a questa qualità della città con il voto, ma soprattutto con l'impegno di tutti i giorni a non cambiare nulla, neanche le cose più banali, più elementari, come il parcheggio in doppia, tripla, quadrupla fila e tutte le altre piccole cose di comune inciviltà quotidiana. Ecco, io spero che queste immagini possano servire almeno così a rifletterci un po' sopra. Vi ringrazio tutti, buonasera. Un appello. Fermi tutti, un appello. Allora, grazie, scusate, sarò brevissimo, ma siccome questa sera si è parlato di indignazione, mi pare che se io non dico che esiste questo appello in questa città, parliamo soltanto teoricamente e poi non ci caliamo nella realtà. Intanto bellissime le foto nella bruttezza dei luoghi rappresentati, e comunque che fanno riflettere ampiamente, ma quello a cui io mi voglio riportare è l'indignazione di cui parlava l'amico Taglialavoro in rapporto coi bisogni, e forse questo che in questo momento noi oggi dobbiamo attuare. L'indignazione da dove nasce? Dal fatto che quello che noi vediamo appeso documenta il degrado del centro storico o i quartieri nuovi assolutamente brutti, però non diciamo che sta sulle nostre, sta come una spada di Damocle, un qualcosa che può veramente capovolgere il destino di questa città, può cambiare la storia e la geografia di questa città, perché è vero che noi abbiamo il centro degradato, è vero che abbiamo una periferia bruttissima, basta pensare a Villaggio Villaggio Mosè, però è anche vero che noi abbiamo, grazie proprio all'abusivismo degli anni 60, al degrado, alla frana, tutto quello, abbiamo salvato la Valle dei Templi, questo lo dobbiamo dire, perché il nostro occhio, scendendo dalla Rupe Atenea a degradare verso la Valle dei Templi e arrivare verso il mare, ha 1300 ettari di parco, ha un insieme tra l'archeologia e il paesaggio spettacolare, che ci fanno ricordare ancora le foto di Jean-Noël dei viaggiatori del Settecento e dei pittori del Settecento, i pittori come Jean-Noël o lo stesso Sennon, che sono
venuti, eccetera. Allora quello che io voglio dire è questo: l'appello in che cosa consiste? L'appello consiste nel fatto che questa cosa che sta per nascere è il rigassificatore a Porto Empedocle. Questa cosa praticamente è una cosa terribile e noi chiediamo l'aiuto a tutti coloro che lo possono dare, e quindi l'aiuto anche a Rai 3 e l'aiuto anche ai giornalisti, perché ovviamente questo appello che è arrivato a Napolitano, è arrivato a Prodi, è arrivato a Rutter, è arrivato a Pecoraro Scanio e alle ai, diciamo, autorità europee, questo appello in realtà sta viaggiando per internet, fortunatamente, perché noi abbiamo internet, però ovviamente trova tantissime difficoltà di ben pensanti, però ha trovato anche gente di cultura come i nostri ex sovrintendenti che hanno firmato in prima linea, e quindi abbiamo intellettuali di peso che hanno firmato e che ci stanno sostenendo, però poi tutto questo sta andando per internet. Aiutateci, aiutateci tutti, perché sennò l'indignazione non ha, se non si cala nella realtà, rimane vuota parola. Indigniamoci, grazie. Dove lo si trova questo appello? Ecco. L'appello è questo. Su internet dove si trova? L'abbiamo sul... Su internet, dove lo troviamo? Grazie a tutti, arrivederci. Ritirate la pubblicazione. Basta cercare sul punto.